Lorenzo Lanfossi. Sono qui in veste di gamer, non professionista. Più gay che mer. Vai, cadi anche tu. Salve. Porca puttana, salve. L'altra volta sono caduto io. Io voglio solo vedermi un po' attorno. Bentornati a questa nuova puntata di Grande Gazzo SP. Ok. Che culo. Vabbè, ma anche gioca a Little Nightmares. Oh. Devi salire su qualcosa. Lo so. Sì, bravo fratello, così. Adesso gioca a Little Nightmares. Questo gioco pieno di incubi mi sta prendendo abbastanza. Anche a... Luce! Fiamma! Attenzione ragazzi, vi ricordo che l'altra volta io sono caduto, ma non è stata quella. Salve piccolini! Due Pyramid Dead! Oh, allora... Pyramid Junior li chiamiamo. Due Pyramid Junior. Pyramid Junior e Pyramid Junior Junior. Junior Junior. voglio capire che cazzo sono quei Pyramid Dead. Secondo me sono i nostri fratelli. Oh! Quindi siamo anche noi dei Pyramid Junior Junior Junior. Se ci fai caso, abbiamo il coso a punta, il cappuccio a punta. È vero. E non sappiamo che faccia abbiamo. Quindi potremmo essere dei Pyramid Junior 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 Junior. Cadi! Non è possibile che sono solo caduto io. Voglio correre! Mi ricorda tanto Rocky questa parte. Vero? Eh sì. Ok, ti dice una cosa. Tan. C'è una finestra. Sono il re del mondo! Da notare che sotto c'è una porta e sopra c'è una finestra, quindi non entriamo dalla finestra. È finito di farti le pressioni. Poi un bambino, come cazzo fa ad avere così tanta resistenza? Faccio il push up. E che forza. Ok. Apollo, minchia, sono qui per sfidarti! Pyramid Head! Apollo! Quante luci che ci sono anche qua. Dove cazzo sono andate a finire? Non lo so. Ovviamente è qui dietro, ma... E questa roba qua? Non posso raggiungerla. Devi spostare la valigia. La valigia? Ma certo! Io scommetto che se tu attivi qualcosa si spengono le luci e si apre la porta. Ma la porta si è già aperta. No, quella roba lì. Quale? C'è un passaggio lì sotto, di sicuro. Andiamo. È un letto. Ho sbagliato. Pensavo che si aprisse qualcosa lì. Adesso rimango chiuso nel letto. Prova. Whee! Devi arrampicarti su quei cosi. Ovvio. Salve. Devi bere salve. Un drink. Salve. E c'è un salve. Una c'è chiave. Una chiave. Una chiave che non si può raggiungere o che si può raggiungere. Ops. Non rimbalzi sul letto. No, infatti, ovviamente no, è il letto più duro del mondo. Minchia. Secondo te dove dorme Pyramid Head, se non sul letto più duro del mondo? Più morbido. Più morbido. Più morbido di sto cazzo. Ulla. Ui. Oh, un rotolo di carta igienica. Dai, proviamo. C'è una statuetta là sopra, l'hai vista? Sono ok, morto. Sei deceduto. Sono deceduto. C'è una statuetta sopra. Oh, da distruggere. Non l'avevo neanche vista. Ma non, noi non la distruggiamo. Salve, perché... stavo soltanto dormendo di essere morto. Dormendo di essere morto. Dormendo di essere morto. Non sognando né niente. Wow, guarda quel cane, cazzo, che mi ha mangiato un po'. Oh, il tuo cane ti ha masticato la maglietta? Sì, si divertito tanto. Oh, la mia maglietta preferita. Povero bambino. No, prenditi i miei. No, per favore, no. voglio dormire! Sì. Oh, sì. Vai. Sali quel cazzo. Dici che sei la mia ragazza. Senti che casino. Dici che sei la mia ragazza e le dico: oh sì. Lei dice: succhiamelo. Dici che lo apprezzerebbe? No, credo di no. Quindi io devo andare là sopra? C'è una statuetta, la vedi? Dove? Quella lì. Ah, hai ragione. Credo sia. Come faccio a raggiungerlo? Non lo so, mettiti a 90. Ma no, non posso raggiungerlo da qui. Senti, lasciala stare lì con la cazzo di statuetta. Ma la statuetta! Ma chi se ne frega? Tanto ne avremmo già saltate almeno 50. Inoltre ti ho lanciato il pezzettino di maglia che mi hai lanciato prima. In mezzo alla barba. No, è praticamente nei capelli. Sui capelli, nei sui capelli. Sui capelli, nei capelli. Sul cazzo. Cazzo. E io mi devo la io però voglio la chiave, quindi vado a prendere la chiave. Come sto? Adesso sono selvaggio. Sì, sei molto selvaggio. Grazie. Sei in ritardo. Ma vaffanculo. Per quanto sei selvaggio. Mio Tarzan, figlio della giungla! Figlio della giungla! So. Re dei Gorillaz! Gorilla, no, è Gorilla! Questa è stata pessima, dopo ti butto fuori di casa.
Mi sorprende che però i Gorillaz non abbiano fatto la parodia di Tarzan. Ma perché dovevano fare la parodia di Tarzan? Ah, non lo so. Se ti prendi quella cazzo di chiave, andiamocene via da qui. Sì. È più grossa di me. Lanci. Ouch. Non sei morto, sei attento qui. Aia, le mie gambe. Tu sei Pyramidhead. Ma le mie gambe. E chi se ne frega? Dove cazzo infilarla? Salve. Ah, ma se sono spostata così e basta. Allora. Sembra che c'hai un mitra in mano. Io! Da Rocky sono diventato Rambo adesso. Sì. Ma non c'è un modo per... È il lucchetto, guarda. Aspetta, non c'è un modo per lanciarla. No. Sì che c'è un modo per lanciarla. No. Tenendo premuto il salto. Vai, lancio. Salve! Oh. Ho il lancio più debole del mondo. Salve! Sì. Aha, mi serviva allora. Vai, in fila. E... Salve! Ah, yes. Se ti cade addosso quello muori, giustamente. Sì, ovviamente, se mi cadeva su un piede mi si spezzava. Cosa sei tu? Una scimmietta. Hanno scoiato, anzi. Lanci. Vai! Ho fatto bene? Qualcosa attirerà qualcosa, di sicuro. Devi lanciarlo contro il campanello, forse. Allora, che possa andare qua sopra è ovvio. Che quella luce mi sta spaccando gli occhi. Sì, abbastanza. No, qua non posso andare. Devi lanciare quel cazzo contro il campanello. Che campanello? Quel campanello? Probabile. Perché? Non lo so. Tu mi hai rotto i coglioni, vattene via. Sì, devo lanciarlo, ok, ma dove? Devi lanciarlo contro il campanello. Secondo te lo raggiunge? No. Sì. Come? Cioè, fino a mo' che non ha forza, giustamente. Vaffanculo, scimmia! Vaffanculo! Ah, è un ascensore questo, non lo so. A quanto pare. Oh, sì. Portati dietro la scimmia, oh, capo. Oh, scimmia! E mo' è scomparso. Scimmia, cazzo? Vieni qua. Beh, non scoiattolo. Io sto cercando soltanto amici qua. Allora, e mo? Sali. Devo lanciarlo di nuovo contro... Contro qualcosa? Accendi la luce che così si vede qualcosa. Cree, per favore, dammi una mano. Oh, scendi. Questo è il mio posto sicuro. Non funzioni così. Devo arrampicarmi qui? Sì. No. Perché ti attivi ogni santo... Vabbè. Oh, c'è un campanello lì, coglione, io. Non si vedeva. Salve! Fammi salire. Qui sembra una libera. Ah, no. Mi fai scendere, ok. Perché sto... È bellissimo. È bellissimo. Oh, 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 oh. Mi stavo bloccando. Oh, oh. Credi di aver trovato qualche glitch. Bellissimo. Salve! Oh, oh, oh! Ah no, ma lo fa da solo anche senza... Ok. Ma l'uomo braccio dove è andato a finire? Non lo so e non lo voglio sapere. Io lo voglio vedere, l'uomo braccio. Io non lo voglio, l'uomo braccio. Io sì, perché almeno aggiunge un po' di terrore al gioco. Tu stai qui, al sicuro. Oh, oh no, ho ancora fame? Oh, mi sto soltanto ammalando. No, hai ancora fame. Ah. Devi trovare l'ombra. Vuoi vedere che devo passare lì in mezzo? Mangiati il topo. Non mi soffrire così, fratello. Vai, vai, vai avanti, vai. Fame. Topo, viene qui. Addirittura. Se trovo una carcassa e devo mangiarla, giuro su Dio. Sei morto. No, ma sul serio? No. Non correre. Non devo correre. Cioè, non posso correre se ho fame. Ok, c'è una trappola per topi, ovviamente. Vai. Sicuramente finirò imprigionato se mangio questa roba qua. Aspetta. Sembra il suono di una bambina. Devo mangiare, comunque. Yum. Carcasse. Oh!
Ma porca puttana, lo sapevo che c'è sempre un trollaggio così, lo sapevo. Eh già. Umani. Cioè, questo bambino non ha bisogno di mangiare ogni ora per rimanere sveglio? A quanto pare. Oh. È l'uomo braccia! È vero, è l'uomo braccia. Ma che cazzo di braccia c'è? Devi svegliarti, bambino, devi svegliarti, ormai hai mangiato, puoi anche svegliarti! Cioè, se tu dormi non lo so. Allora, lì c'è una manopola, lì c'è una cosa, devo cercare di creare un bazooka con questi oggetti. Apriti, scappa, fratello, vai! Buttati giù! La mia testa, il mio braccio, la mia spalla, il mio tutto! Ok. Ok. Abbiamo le gambe di legno. Vai, 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 scappa! Allora, sicuramente devo prendere quella... devo afferrare quella roba lì. Quella manopola lì. Quale manopola? Questa manopola, coglione! Ma non è una manopola, è una candela. Dai, sei una candela, buonanotte. Cos'è? Non lo so. Ma sembra sicuramente devo. Mi sa che è un dai! Po' più. È un po' più dall'altra parte, capi. Ok, ce l'ho fatta. Ben fatto. E ora dondolati. Corri. Dondolati. Dondolati. E via! Sì, probabilmente sarei morto se non avessi, se non mi fossi dondolato. Grazie al grazie Limbo. Mi ha insegnato tutto quello che so. E mo? E mo col cazzo che esci. Oh, devo salire di qui. È così ovvio questo gioco. Cos'è quel coso? Una candela vicino a un bagno. Deve essere un checkpoint. Non te lo fa fare. Sì, è un checkpoint. Vaffanculo. Oh. Il cesso. C'è il bagno. Oh. Che figata. Buonanotte. Io voglio vivere qui dentro. Questa è la mia nuova casa. Ok, ora non giochiamo spirale. Seriamente. Allora, io sono qui dentro. Qual è... perché sono qui? Perché mia madre mi odia? Perché... addirittura. Perché mi ha abbandonato in un posto del genere? Voglio... mio Dio. L'uomo braccia. Devo passare? Cosa fa l'uomo braccia? Non lo so. Sta per impiccarlo. Devo passare? Devo passare? Sì, devi passare. Sì, però cammina piano. Cioè l'uomo braccia, cosa sta facendo a quei bambini? Non ho capito. Salvo! Pezzi. Oh mio Dio, devo scappare. Oh mio Dio. Non mi vedrai. Non mi vedi! Stronzo! Non mi vedi! No! 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 Cosa vuoi fare? Ti violenta, mi sembra ovvio. Con le braccia. Oh sì. Ti vuoi fare tu? Sì. Anche se non so dove cazzo bisogna andare. Allora, tu gli devi passare dietro. Sì, però voglio capire che cazzo vuole fare quel bambino. Che bambino? Dove lo vedi? Oh, c'è un bambino, è vero? Cos'è? Lo fa su? Cioè, lo ha accartocciato. Lo accartoccia. Ah, è uno di quegli scherzi di Halloween dove dai a fuoco un sacchetto pieno di cacca. Ma e no. Quindi e lo lasci davanti alla porta di qualcuno perché lo calpesti. Oppure è riuscito a scoprire l'ingrediente segreto del kebab. Ma che cazzo? Bambini. Mamma mia. Bambini pietrificati. Ok, io mi muoverò molto lentamente. No, non puoi passare lì dietro. Mi sa che non devi andare lentamente perché lui ti sente. Ti sente comunque. Ti sente, Cree! Corri! Corri! Ti sente! No! Che coglione! Va bene. Allora, tu devi passare lì sotto. Poi, questo qui, questo cosa qua. Cos'è? Ok, non farti prendere, Cree. Ok. Ho le gambe blu! Hai anche le gambe più lunghe di lui. Tu non puoi. Cree, usa bene la scivolata. È cieco. Allora, quella roba lì, questa roba qui, cosa devi fare? Oh, oh. Zio cane! Va bene. Non capisco. Non capisco cos'è lui. È un coso, è una mummia, lunghissima. È una mummia? Credo di sì, non hai visto che è tutto fasciato come una merda. Ah, quindi sta praticamente facendo dei se stessi? Sì.
Va bene. Lallero, lallala, ma che il bambino per là. Sì, tanto te ne frega. Chi se ne frega? No, Cree, la porta è chiusa! No, no, no. Ho le gambe blu! Ma porca vacca! Cree, ma perché lo fai? Ma c'è qualcosa di lì, vedi che c'è la porta aperta? Che cazzo dici che è chiusa? Che porta aperta? C'è una porta là in fondo! Va bene, se, anche a costo di morire continuamente dobbiamo scoprire tutti i segreti di queste stanze. Non lo scopriremo mai. Tanto secondo me stai dicendo stronzate, quindi... Ok, lui parte subito e ti insegue da quella parte. Secondo me lì non c'è niente. Ok, ti agguanta al volo. Al volo. Manco fosse Joe DiMaggio. Come cazzo è che si fa? Allora, tu devi farlo girare dall'altra parte come abbiamo fatto prima. Quindi andiamo piano piano, lui ti annusa, si gira dall'altra parte e tu gli corri dietro come niente. Ok, così, vai, 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 Cree. Allora, no, non di lì, Cree, che cazzo vai di lì? Va bene. Non è giusto così! No, infatti. Non è giusto! Te l'ho detto che di lì non c'è niente. Ma è senza cervello, non ho capito. Eh? Cosa c'ha, un cappello o c'è il cervello fuori? È un cappello. Ma. Lo chiameremo... Il cappellaio Matt. No, lo chiameremo Giuseppe. Giuseppe. Non so perché questi nomi continuano a, a ritornare. Sono bellissimi. Franco e Giuseppe? Sì. Franco e Giuseppe erano anche i nostri squali. Dai, vai avanti, cazzo! Tu, fallo tu, vaffanculo. Non riesci a centrare un buco in vita tua? Oh, sì. Allora, questa volta riusciremo. E vaffanculo tutti! Uomo Ehi, salve! Uomo gambino. Girati di qua. Sì, sono io. Ok? Via, 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 via! Vaffanculo! Io non ho centro il buco, ma tu manco ce l'hai. Questo è un punto. È un punto per te questo. Che cazzo! Pensavo di riuscire a buggare il gioco. Eh sì, io ci ho provato, non si era buggato. Quello stronzo mi ha preso anche da là dietro. Già. Allora, corri, corri bambino, corri come se non avessi mai corso in vita tua. Inciampa su. Vai! Vai, 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 vai. Allora, questa roba qua, cosa bisogna fare? Niente. Cosa? Allora, lui arriverà da questa parte e io l'ho fatto andando di qua. Era cieco. Sì, è cieco. No! Devi, allora, devi farlo cadere. Farlo cadere nella botola. Come? Non l'ho detto. No, merda! Stavo per schivarlo con una mia scivolata magnifica. Ci era andato sopra comunque. Eh? Si era fermato perfettamente. Non so se quelle cazzo lì da schiacciare o no. Non so neanche cosa bisogna fare, Cree. Sto gioco non spiega un cazzo. Se non dopo la 600ª morte. Corri, corri bambino, corri! In fondo forse devi salire. No, no, no. Io non capisco, questa cosa è una cosa importante? No, non lo è. Ah, maledizione, stavo per centrare di nuovo il buco. Ci sono delle scatole in fondo su cui sì, salire, l'ho viste, e c'è però un coso là in fondo sulla sinistra. L'ho viste, ma il tizio continua a rompere i coglioni. Mano... Allora, questa volta ce la facciamo. Mano lunga. mano morta. Salve, tu continua a fare i tuoi shish kebab. Shish kebab. Non me ne frega un cazzo. Sto minchione. Vai! Non ce la stavo facendo. Quando tu cerchi di infilarlo. Che palle! Quando cerchi di infilarlo nel buco e qualcuno. Smettila di guardarmi! Smettila di guardarmi anche tu! Ma cosa ho fatto adesso? Mi guardi anche tu? Sì. Allora. Dai, dai, questa è la volta buona. Sì? Sono io. Salve. Vai! Vai! Ok. Dai, 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 dai! Arrampicati! Arrampicati! No! Non posso salire. Non mi faceva salire. O forse non sono coglione io? Boh, non lo so. Sono coglione io? Non lo so. Voglio solo capire se sono coglione io. Vai, riprova.
Sì, alla fine questo gioco è un gioco dove continui a provare a riprovare, bestemmiare, provare a riprovare, scopare. Eh? Come? Sesso. Sì. Sesso. Vai che ce la fai, vai, vai che devi per forza salire. Non mi fa salire. Stai fermo, dovevi stare fermo. Non mi fa salire. Non c'è niente qua. No, non c'è niente di lì. Lui continua a diventare sempre più veloce man mano che mi manca. No, merda! Sto cieco. Che cazzo? Dove cazzo bisogna andare? Vaffanculo, alla prossima puntata. Vaffanculo tutti. Vaffanculo. Alla prossima! Vaffanculo.